Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la delibera di giunta che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro come contributo straordinario in favore delle popolazioni e degli enti locali colpiti dalle due ondate estive di maltempo. Il 21 e 22 luglio nelle province di Lucca e Pisa, il 19 e 20 settembre a Lucca, Firenze, Pisa, Pistoia e Prato. 3 milioni e mezzo di euro saranno destinati alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 36.000 euro per un massimo di 5.000 euro annuale. Nucleo familiare, mentre 1,5 milioni al comune di Cerreto Guidi, che ha subito i danni più ingenti in seguito al passaggio di grandine e tromba d'aria. Un intervento importante che ha trovato il consenso dell'Aula del Consiglio, dove però è stata sottolineata in maniera bipartisan la necessità di rivedere la normativa nazionale per gli interventi d'emergenza. Vediamo che poi i danni sono sempre maggiori rispetto poi alle opere idrauliche necessarie e ambientali per salvaguardare i nostri territori. E non è una questione che possiamo rimandare o discutere solo quando avviene questo. Rischiamo, se non si modifica, che questi provvedimenti, seppur importanti, siano un tampone. E provvedimenti che vanno a risarcire, ma anche a ripristinare le condizioni produttive e abitative lese da questi eventi di carattere climatico imponente, rimangano sostanzialmente non realizzati. Il presidente della Regione Enrico Rossi è tornato a ribadire la necessità di regole definite nei casi di emergenza, senza che lo stanziamento dei fondi nazionali passi per l'approvazione di una legge. La Giunta intanto ha deliberato lo stato di emergenza regionale e la richiesta di stato d'emergenza nazionale, accompagnata dalla richiesta di calamità. Sfiorata la tragedia questa mattina a Pontassieve, erano da poco passate le 10 quando nel quartiere di Mezzano una donna di 46 anni è stata aggredita e accoltellata alla schiena dal nipote ventenne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata ospite della sorella quando il giovane, pare con conclamati problemi psichici, l'ha ferita alla schiena. La madre ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto è giunto anche l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato la donna all'ospedale. Profonda la ferita alla schiena che sembra abbia raggiunto e lesionato un polmone. Le condizioni della 46enne sono definite stabili e non verserebbe in pericolo di vita. I carabinieri della tenenza di Pontassieve hanno trovato e arrestato il ragazzo, nel frattempo fuggito dall'abitazione ubicata nel quartiere appunto di Mezzana, poco lontano dall'abitazione dove è avvenuto il fatto, in evidente stato confusionale e con le mani ancora sporche di sangue. Ampliamento di Peretola. Continua la battaglia tra ENAC e la Regione Toscana che, dopo aver redatto il PIT che prevede una nuova pista di 2000 metri, ha ricevuto dall'ente aeroportuale la proposta che prevede invece una pista di 2400 metri, ovvero 400 metri che rappresentano un abisso incolmabile. Io ho una delibera del Consiglio regionale e mi attengo a quella. Nel frattempo faccio presente che ci sono i problemi della lunghezza della pista e ce ne sono anche tanti altri per sviluppare un sistema infrastrutturale degno di questo nome. Al governo nazionale mi permetto di dire questo, non c'è solo Firenze, bisogna pensare anche alla costa, lo dico in modo un po' brutale ma per farmi capire. Gli enti che si occupano di territori e di urbanistica dovrebbero prendere atto che c'è una prescrizione del nostro ente regolatore che ci dice che per raggiungere 4 milioni e mezzo di passeggeri ci vuole una pista da 2400 metri. E noi non possiamo che prendere atto di questo perché è il nostro regolatore. Allora, la concorrenza Pisa credo che dovrebbe, ancora una volta, ripeto, non esiste più. Esiste un soggetto che ha il controllo e la maggioranza in entrambi gli aeroporti e che non consentirà che esista concorrenza fra i due aeroporti. Eretta nel 1013 sui resti di un'antica chiesa medievale romanica di fine Settecento, la Basilica di San Miniato al Monte oggi si presenta così. La tromba d'aria che venerdì 19 settembre ha sconquassato Firenze non ha risparmiato nemmeno la facciata dell'abbazia e quella del Palazzo dei Vescovi, le cui vetrate sono state letteralmente crivellate dalla grandine caduta sulla città. Un evento straordinario che ha costretto i monaci che gestiscono San Miniato a prendere provvedimenti altrettanto straordinari. Anche la stessa struttura delle finestre non è molto in sicurezza in questo momento. Se guarda addirittura la finestra della Basilica è parecchio danneggiata. Da qui la scelta di rivolgersi ai fiorentini che potranno versare il loro contributo su un IBAN disponibile online e magari allo stesso Matteo Renzi che sabato 27 settembre sarà a San Miniato al Monte per il matrimonio di Marco Carrai.
un'occasione per raccogliere qualche donazione in più. Yeah.